Jovanotti è così, Jovanotti è un grande artista, a me piace tanto Jovanotti, io sono un grande fan di Jovanotti, è fantastico, per me è veramente solare, bravissimo. L'unico, secondo me, ciao Lorenzo, se mi stai guardando, lui lo sa che io lo prendo un po' in giro per questo, perché diciamo, secondo me Lorenzo è l'unico tallone d'Achille, così è, perché è un artista meraviglioso, però c'ha questa cosa che, diciamo, quando parla, Jovanotti, diciamo, non ha il dono della sintesi, no? Cioè, tu te ne rendi conto nelle interviste. Cioè, tu, per esempio, intervisti. Quando intervistano Vasco Rossi, per esempio, intervistano Vasco Rossi, arriva il giornalista. Ciao Vasco, come va? Finito, c'è tutto. Quando c'ha di colesterolo, quando deve prendere la pastiglia, tutto ti ha detto, no? E ha finito. Intervistano, non so, Ligabue, no? Ligabue, Ligabue, come va? Liga, sì, tutto bene, sì, adesso parte un nuovo tour, un altro giro, un'altra corsa, signori del Togodon, vai che si sale, signori, è l'ultimo posto sul Brocomino, bambino, perché Ligabue faceva il giostraio prima di... E vai che si sale, dai che è l'auto scontro, vai dritto bambino con la macchina, e gli ultimi gettoni. E c'è Jovanotti, il giornalista già prende 2 giorni di ferie. Devo intervistare Jovanotti. Ciao Lorenzo, come va? Bene, bene, va bene, va bene, va bene. È un bene pazzesco, tra l'altro, no? Un bene pazzesco che mi arriva da tutto, mi arriva dai popoli, dalla gente, dall'energia, no? Dall'energia delle piccole cose della natura, no? Come l'universo, no? Questo universo pazzesco, no? Dove ci sono le galassie, le costellazioni, no? Le stelle comete, no? Il sole, no? Che scalda, che la sua luce illumina tutto, illumina i prati, i cortili, le camerette dei bambini delle elementari, no? Ma senza andare troppo lontano, Saturno, no? Questo pianeta pazzesco, no? Questo pianeta dove c'è l'astronauta, l'astronauta, ragazzi, questo uomo pazzesco, misterioso, no? L'astronauta, questo uomo pazzesco che si nutre di raggi cosmici, no? Ma che è un miracolo di elettronica, no? Ma che un cuore umano ha? Ma chi è? UFO robot, no, ragazzi, è pazzesco, no? E gli avevi chiesto come stai? Cioè, tu pensa essere il vicino di casa di Jovanotti, ragazzi, è un incubo, perché lui a qualsiasi ora nella notte gli serve qualcosa, Jovanotti, si alza e va a suonare al vicino, no? Dondo dindi dondo 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 dindi dondo dondo dondo. No, Jovanotti, no, no, vai te, no, no, vai te, io suonerò ieri sera. Vai te ad aprire adesso, Jovanotti, no. Vabbè, vado io, apri. Ciao vicino, scusa se ti suona a quest'ora della notte dove il nostro fratello solo è andato a coricarsi dietro le montagne, no? E nel cielo già si vedono le costellazioni, le galassie, no? La stella polare, no? Questa stella polare pazzesca, no? Che con la sua luce vicino illumina il mare, no? E il pescatore che è nel mare, no? E cosa pesca il pescatore? Non lo so. Pesca il pesce, no? Il pescatore che è uomo che pesca il pesce, pesca il granchio con le chele, no? Pesca. Ecco, vicino, ma scusa se sono un po' sbrigativo. È pazzesco, no? Come i vicini sono può essere. Ecco, scusa, ti volevo chiedere, vicino, hai quel minerale pazzesco, no? Che arriva dal nostro fratello Sole, che col suo calore fa evaporare l'acqua del nostro fratello Mare, e dà origine a questo minerale pazzesco che dà sapore alle cose, no? Che tu lo metti negli spaghetti di grano saraceno, no? E vai a prendere il sale per Jovanotti, amore. Sì, ci stavo arrivando, se mi davi un po' di tempo, no? Perché comunque vadano le cose, lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo vicino. Puoi chiamarlo bastardo, ma intanto prendi anche l'olio, non si sa mai torna. Giovanotti è così. No, ben, precarius. Perché?